Vediamo adesso con ProShow Producer, in questo caso, come è possibile animare le nostre presentazioni utilizzando dei livelli. Qui sulla sinistra abbiamo le miniature delle foto contenute nella cartellina che abbiamo selezionato per creare la nostra presentazione e trasciniamo un paio di queste foto nella timeline. Prendiamo questa e prendiamo questa. Le foto durano 3 secondi ciascuna, possiamo cambiare se vogliamo ovviamente la durata, lasciamola questa e sono separate da una transizione a dissolvenza incrociata che dura anch'essa 3 secondi. Se noi vediamo il lavoro fatto finora, non è altro che il susseguirsi di una foto nell'altra con la dissolvenza interposta. Vediamo cosa possiamo fare utilizzando i livelli. Clicchiamo due volte su questa foto, su questa slide. Si apre una palette di comando dove ci sono varie opzioni. Scegliamo di lavorare sui livelli, quindi layers, in questo caso è già selezionato. La nostra slide ha un unico livello, abbiamo infatti messo solo una foto finora. È possibile aggiungere, cliccando sul pulsante più, un altro livello. Facciamolo, ecco, Add Image or Video, clicchiamo su questa opzione e scegliamo una seconda foto che noi apriamo ed eccola qui. Adesso questa foto si trova come livello 1 al di sopra della foto sotto, diciamo, precedente che è il livello 2. Possiamo cambiare l'ordine delle foto utilizzando queste frecce di comando, posizionando ad esempio il livello 2 al di sopra che sarà diventato adesso a questo punto livello 1. Cerchiamo di animarle utilizzando gli effetti, quindi scegliamo la palette degli effetti e vediamo che sia selezionata la sottopalette degli effetti di movimento. Qui si aprono due schermate. A sinistra abbiamo le foto nella posizione e nella dimensione di partenza. A destra invece posizioneremo le foto nella posizione finale che desidereremo. Noi diciamo che vogliamo alla fine ottenere questo risultato di avere le due foto affiancate una all'altra, magari ridimensionandole in maniera tale da riempire gli spazi che siano ben giustapposte. Come le vogliamo far partire? Questo possiamo deciderlo noi. Ad esempio, la foto qui che finirà a destra la voglio far partire da sinistra e la voglio far partire piccolina. Diamogli uno zoom 30, portiamola in alto. Diamogli una rotazione di 45 gradi, scriviamolo che è più semplice, 45 gradi, e la portiamo fuori dal campo visivo. Ecco qua, stessa cosa faremo su questa, daremo anche qui uno zoom 30 e la portiamo questa volta, anche ruotandola a questo punto di meno 45, di altri 45 gradi anche questa, la portiamo fuori dal campo in questa posizione. Vediamo cosa è successo. Proviamo a dare play e vedremo le nostre foto che partono e si incrociano. Però, che peccato, l'effetto finale è completamente mascherato dalla dissolvenza che ci prepara alla visione della foto successiva. Ci piacerebbe in realtà avere per una frazione di secondo le due immagini ferme nella posizione finale che abbiamo detto. Per fare questo io ho pensato un trucchetto che probabilmente sarà anche codificato, ma che io ho pensato da solo. Per fare questo non faccio altro che cliccare sulla seconda foto con il tasto destro e inserire Insert Blank Slide, una foto bianca. Quindi adesso le due foto sono separate da una slide vuota. Torniamo alla slide di partenza. Clicchiamo nuovamente due volte su questa. Nella palette Effects vediamo che c'è questo disegnino. Questo disegnino con una freccetta. Proviamo a cliccarci sopra. Compare un menu a tendina con varie opzioni e ce n'è una interessante che è Copy and to Next Slide. All layers, cioè copia tutti i livelli nella loro posizione finale sulla diapositiva successiva. Quindi le due foto nella loro posizione finale compariranno così come sono nella foto successiva. Diamogli OK ed ecco qui che è comparsa una nuova slide dove sono fissate le due fotografie nella loro posizione finale decisa da me.
Perché questo effetto sia piacevole, le foto finali devono rimanere non per 3 secondi, ma per una piccola frazione di secondo, diciamo 3 decimi di secondo. E il passaggio da una all'altra non deve essere una dissolvenza che creerebbe un effetto di fastidio e confusione, ma essere una transizione netta. In pratica, senza una transizione, scegliamo la transizione cut. E diamogli un tempo di transizione 0. Per vedere l'effetto finale, diamo un tempo un pochino più lungo alla prima diapositiva, diamogli 6 secondi e proviamo a vedere cosa è successo. Ecco, vediamo le due fotografie partire dalla posizione angolare, incrociarsi, fermarsi un attimo e poi la dissolvenza che ci porta alla diapositiva successiva.